Ciao a tutti da Vostro Scibam, oggi voglio parlarvi di cortoraggio carvato e cortoraggio condotto. Molti di voi avranno già capito dove si va a parare, ovvero un po' noi contro loro, ovvero la nostra scuola che propone un cortoraggio, diciamo, condotto contro la scuola di pensiero di ormai praticamente tutte le altre nazioni che invece propongono un cortoraggio carvato, un cortoraggio più rotondo che va a cercare di sfruttare le caratteristiche degli sci moderni. E in questo video voglio un po' spiegarvi le caratteristiche tecniche dell'una e dell'altra scuola. Allora, partiamo guardando un video dell'Interski del 2011 montato dagli istruttori canadesi e vi faccio vedere appunto qua due istruttori canadesi che già nel 2011, stiamo parlando di quasi 10 anni fa, mostravano un cortoraggio molto rotondo fatto con gli sci da slalom. Praticamente tutti, anzi direi quasi tutte le scuole delle altre nazioni usavano già gli sci da slalom per fare il cortoraggio e vedete che questo cortoraggio è particolarmente bello da vedere proprio per la sua rotondità. È proprio molto molto rotondo, si vede che si sfruttano a pieno le caratteristiche dello sci. Il piede sicuramente c'è, ma accompagna lo sci, quindi una curva molto ben condotta, direi che si può già considerare una curva carvata, okay? Anche se si vede che un po' di piede c'è. Vi faccio poi vedere la nostra interpretazione del nostro istruttore nel 2011 e vediamo proprio il nostro cortoraggio classico con tanto utilizzo di piede. Non si può assolutamente dire che sia un cortoraggio carvato, anche perché sicuramente l'istruttore qui aveva i piedi uno sci raggio 18, 19, addirittura di più. E quindi tanto piede, tanta chiusura. Quello che si nota è che quello che rende molto meno bello, se vogliamo, il nostro cortoraggio meno spettacolare rispetto a quello del canadese è la minor velocità di avanzamento. Il canadese va molto più veloce rispetto al nostro istruttore. Inoltre, il suo cortoraggio è anche più rotondo e quindi lo rende molto più bello, a mio parere, alla vista. E io guardando questi video dicevo: ma cavolo, all'estero fanno un cortoraggio molto più bello rispetto al nostro, e mi chiedevo un po' il perché. Quindi la prima cosa che salta subito all'occhio è che il nostro cortoraggio è una curva dove si va piano, okay? È una curva lenta, più lenta rispetto all'interpretazione del canadese e non solo, okay? Ovviamente la velocità di avanzamento è una cosa molto importante nella valutazione di primo impatto che noi abbiamo di uno sciatore che scende. Uno sciatore che va piano non dà l'idea di essere performante, in effetti non è performante. Uno sciatore invece che va più forte è sicuramente uno sciatore più spettacolare. Un'altra cosa importante a prima vista è il ritmo, okay? Qui il ritmo delle curve era più o meno uguale tra noi e il canadese, però ovviamente anche il ritmo è molto importante. Quindi velocità d'avanzamento, ritmo, ovviamente uno sciatore che viene giù con un ritmo di curva più elevato, dà più idea di dinamismo e quindi dà un'idea di maggiore aggressività e di maggior performance. Quindi velocità d'avanzamento, ritmo delle curve e rotondità. Questi sono i tre fattori che rendono un cortoraggio più spettacolare. Chi è che interpreta al meglio, al massimo, questo tipo di queste tre caratteristiche? Sicuramente la scuola australiana, che deriva da quella giapponese. Vi rimando ai due video, li lascio linkati in descrizione, che ho fatto a tal proposito. Comunque, la scuola di McGlashan, Paul Lawrence e compagnia, sicuramente è quella che esalta questi tre fattori. Vi faccio vedere una sciata di McGlashan e vediamo che lui va veloce, perché sicuramente ha una grande velocità d'avanzamento. Ha un grande ritmo, un ritmo molto elevato, fa tante curve nell'unità di tempo e è molto rotondo e fa curve perfettamente carvate o quasi, comunque fa curve dove mette lo sci sullo spigolo con pochissima rotazione del piede o addirittura con zero rotazione dei piedi. Quindi rotondità, ritmo e velocità. E in effetti la sua sciata è altamente spettacolare. Ora andiamo a vedere come questi tre fattori si possono ottenere dal punto di vista tecnico. Prima cosa, velocità d'avanzamento. Perché noi andiamo piano? Perché noi chiudiamo troppo le curve. Chiudiamo tanto le curve, non troppo. Chiudiamo le curve più di loro. Se voi tornate indietro, andate a vedere, contate le curve che fa il nostro istruttore nel 2011 all'Interski, ebbene, io ho contato 27 curve, mentre il canadese ne fa una ventina. Okay? Quindi il canadese fa meno curve. Perché fa meno curve? Perché se voi andate a vedere l'angolo del fine curva degli sci del canadese e del nostro, vediamo che il nostro istruttore chiude tanto la curva, quindi ha un angolo di curva
va molto più in salita, okay, rispetto al canadese, che invece tiene gli sci puntati più verso la massima pendenza. Quindi in questo modo, ovviamente, il canadese fa meno curve, curva meno, e quindi riesce a tenere una velocità d'avanzamento superiore. Questo è abbastanza scontato da capire. Se io chiudo di più la curva, freno di più, okay? Perché sfrutto meno, vado contro alla forza di gravità. Invece di assecondare la forza di gravità che mi porta giù, io ci vado contro, quindi vado a frenare. E quindi è ovvio che se io a parità di tipo di curva, a parità di frequenza di curva, faccio 27 curve e l'altro ne fa 20, quello che ne ha fatte 20 arriva giù prima. Okay? E lo fa perché? Perché curva meno, cioè da meno angolo a fine curva. Questo influisce anche sulla rotondità? Beh, senz'altro, perché ovviamente se io lo sci molto girato a fine curva, dovrò indirizzarlo un po', non potrò metterlo subito sullo spigolo, farò molta più fatica a metterlo subito sullo spigolo. Prima dovrò indirizzarlo per andare verso la massima pendenza. Poi quando sono in un intorno della massima potrò inclinarlo, ma prima dovrò per forza ruotarlo. Se invece io esco dalla curva, che ho lo sci che è poco indirizzato, che è poco ruotato, potrò semplicemente metterlo sullo spigolo e dovrò indirizzarlo meno. E quindi, insomma, in definitiva, chiudere meno le curve mi dà anche un vantaggio perché posso riuscire a sfruttare solamente l'inclinazione degli sci e non dovrò mettere tanta rotazione e quindi darò più l'idea del carving, darò più l'idea della rotondità della curva. Quindi non solo andrò più forte come velocità, ma darò anche un'impressione, riuscirò a fare una curva anche più rotonda. Quindi se io prendo un istruttore nazionale italiano con la stessa tecnica e gli dico chiudi meno la curva e gli metto ai piedi uno sci da slalom, lui già mi farà vedere una curva molto più rotonda e riuscirà anche ad andare più velocemente. Quindi da questo punto di vista gli elementi tecnici non ne abbiamo ancora messi dentro per arrivare alla curva più rotonda, più carvata. Abbiamo cambiato gli sci all'istruttore e gli abbiamo detto chiudi di meno la curva. Okay? Mantenendo la stessa tecnica riuscirebbe sicuramente a fare una curva più rotonda, che più si avvicina a una curva carvata e andando anche più velocemente. Veniamo ora agli aspetti tecnici. Come faccio a fare una curva carvata? Una curva carvata è una curva che sfrutta la geometria dello sci. Lo sci è sciancrato. Quindi quando io metto lo sci sullo spigolo, lui gira da solo. Quindi io per fare una curva carvata devo mettere lo sci sullo spigolo a inizio curva. Quindi non devo ruotare i piedi, non devo indirizzare lo sci nella curva, ma devo semplicemente metterlo sullo spigolo e lasciare che lo sci curvi da solo. In questo modo faccio una curva carvata. Quindi devo mettere lo sci sullo spigolo. Se noi andiamo a vedere un nostro cortoraggio, vediamo che noi non mettiamo lo sci tanto sullo spigolo. Se noi andiamo a vedere un fermo immagine sulla massima pendenza, vediamo noi e il canadese. Il nostro istruttore è l'istruttore canadese. Vedete che il nostro istruttore ha lo sci sullo spigolo, riesce a ottenere questa inclinazione tramite una angolazione di testa, quindi l'inclinazione di tutto il corpo, l'inclinazione di bacino, l'angolazione di bacino ginocchia c'è ma poco, quindi è poco spezzato lo sciatore. Vedete l'angolo disegnato dalle due righe bianche e rosse. Vedete che invece lo sciatore canadese ha lo sci che è molto più sullo spigolo, è molto più inclinato il suo sci, quindi è questo che rende la sua curva più rotonda e lui riesce a sfruttare la geometria dello sci perché lo inclina di più. Lui già ha i piedi uno sci che gira di più, lo inclina di più e quindi gira ancora di più e quindi lui riesce a fare la curva carvata. Come fa a inclinare di più lo sci con una maggiore angolazione di bacino, quindi di ginocchia bacino. Vedete che le due righe rosse, quindi il busto dei due sciatori, è inclinato più o meno uguale, ma lo sciatore canadese ha le gambe che sono molto più inclinate rispetto a quelle del nostro sciatore, quindi lui crea un angolo maggiore, ha un'angolazione di bacino-ginocchia che è maggiore rispetto al nostro istruttore. Comunque, morale della favola, noi quello che dobbiamo fare se vogliamo fare una curva, un cortoraggio carvato, è inclinare di più lo sci e farlo il prima possibile. Nel nostro cortoraggio, che di solito è fatto sul ripido, a noi non interessa tanto inclinare lo sci prima. Quindi noi stiamo sopra lo sci per tutta la fase di curva, andiamo a ruotare i piedi per tutta la fase di curva. Quando arriviamo dopo la massima, essendo sul ripido, lo sci va da solo sullo spigolo, dobbiamo semplicemente ruotare ulteriormente i piedi e lo sci è già sullo spigolo,
da solo. Poi ovviamente ci mettiamo dentro un po' di inclinazione, un po' di angolazione, ce la mettiamo anche noi, ma non abbiamo bisogno di tanta angolazione, perché siamo sul ripido, basta che ruotiamo i piedi e dobbiamo essere precisi invece nel taglio, se vogliamo eseguire un corto raggio performante. Quello è il difficile, però noi tendenzialmente, non tutti gli istruttori, ma tendenzialmente il corto raggio classico non prevede una particolare angolazione. Lo possiamo vedere per esempio qui con Nicola Colombi, sta perfettamente dritto, ruota solo i piedi ed esegue un corto raggio perfetto con un taglio molto bello, però vedete che non ha angolazione. Come vedremo in seguito invece altri istruttori mettono più angolazione, forse quello è un po' il corto raggio che vedremo sempre di più in futuro. Quindi primo elemento tecnico, se vogliamo fare una curva carvata, un corto raggio carvato, dobbiamo angolare di più, dobbiamo metterci più angolazione, quindi dobbiamo inclinare di più lo sci a inizio curva, o quantomeno quando siamo sulla massima dobbiamo avere lo sci molto inclinato. Per farlo dobbiamo metterci un'angolazione che può essere fatta di anca bacino come fa il canadese, ma non solo. Noi per esempio abbiamo visto anche nell'altro video sul corto raggio, sugli elementi tecnici del corto raggio, ve lo lascio linkato in descrizione, che noi utilizziamo più che altro, molti istruttori utilizzano un'angolazione di testa, quindi inclinano tutto il corpo, non tanto, ma inclinano tutto il corpo. Lo abbiamo visto anche nel confronto tra l'istruttore italiano e il canadese che vi ho fatto vedere poc'anzi. Ora, se noi andiamo a vedere alcuni sciatori di Coppa del Mondo, per esempio vi faccio vedere qui Manuela Mölgl, bellissima questa run, scusatemi per la qualità dell'immagine, ma questa è. Vediamo che quando è sul ripido fa delle curve carvate, parzialmente carvate, c'è cioè un po' di indirizzamento inizio curva, una leggera sbandata e poi taglia. E come vedete, sono curve carvate, ha lo sci da slalom. E come ottiene l'angolazione? Tramite l'angolazione di testa. Quindi sostanzialmente esegue una curva che è simile al nostro corto raggio. E semplicemente esalta l'angolazione di testa. In realtà questo non è esattamente un corto raggio più medio, ma dopo vi farò vedere con Tania Putiainen, anzi ve lo faccio vedere subito, vi faccio vedere qua Tania Putiainen che esegue una curva che è veramente molto simile al nostro corto raggio, però è chiaramente carvata, o se non è carvata quasi, il taglio è veramente preciso, c'è rotondità e come fa a ottenere questo effetto carvato? Lo fa andando ad aumentare l'angolazione di testa inizio curva. Vedete quanto si inclina e si inclina con tutto il corpo, quindi non esegue l'angolazione di anca bacino come faceva il canadese. Inclina tutto il corpo, lo inclina di più rispetto ai nostri istruttori, okay? E questo le consente di metterlo sci sullo spigolo. Maggiormente sullo spigolo e quindi di sfruttare meglio la geometria dello sci piuttosto che la rotazione del piede, che comunque c'è, okay? Questo è come tipo di curva, è molto simile al nostro corto raggio. Quindi quando io dico il nostro corto raggio deriva dalla curva da slalom, mi riferisco a una curva di questo tipo come quella eseguita dalla Putiainen. Quindi tiriamo un attimo le somme prima di vedere l'ultimo elemento tecnico. Se noi vogliamo dal nostro corto raggio passare a un corto raggio carvato, cosa facciamo? Ci mettiamo i piedi due sci da slalom, chiudiamo meno le curve e mettiamo dentro più angolazione. Vi faccio vedere due sciatori dell'Interski 2019 che mi sono piaciuti molto. Uno è l'argentino che fa vedere un corto raggio carvato. Cosa fa? Fa delle curve più ampie, quindi dà la possibilità allo sci di girare solo sullo spigolo e quindi deve allargare un po' le curve. Le chiude poco, le chiude meno, diciamo. E in questo modo riesce a fare delle curve perfettamente carvate. Se noi vogliamo fare delle curve molto strette, ok, abbiamo ai piedi un raggio 13, ma sono 13, ok, dobbiamo dargli lo spazio di carvare. Quindi deve esserci un spazio maggiore rispetto a quello che noi di solito intendiamo come curva corta. Dobbiamo dare lo spazio a sto sci di girare sugli spigoli e di girare con un raggio 13 o leggermente inferiore se lo deformiamo, ma questo è. Quindi l'argentino dimostra un corto raggio carvato che sfrutta pieno la geometria dello sci. E lo stesso fa anche lo svizzero. Ovviamente sul ripido lo svizzero ci mette dentro un po' di piede a inizio curva, ma vedete che appena spiana inizia a lasciare i binari precisi, ok?
Quindi fa delle curve parzialmente carvate, dove sul ripido ci mette dentro un po' di piede all'inizio e poi taglia, e quando arriva in fondo invece inizia ad andare a cercare lo spigolo immediatamente a inizio curva e a disegnare la carvata dall'inizio alla fine della curva. Lo svizzero dimostra un cortoraggio moderno, okay? Cioè, alcuni interpreti, magari ve lo farò vedere in un altro video, qua vi farò vedere solo un'immagine. Alcuni interpreti italiani del cortoraggio stanno iniziando a farlo in questo modo, ma sempre con lo sci lungo. Okay? Però questi interpreti, gli mettessimo i piedi in uno sci corto, verrebbe fuori il cortoraggio dimostrato dallo svizzero, dall'istruttore svizzero. Ultimo elemento tecnico che voglio prendere in considerazione è il cambio. Tutti gli sciatori che vi ho fatto vedere fino adesso propongono un cambio neutro o addirittura un cambio con sollevamento del bacino. Quindi con distensione delle gambe, quindi un cambio abbastanza ortodosso che abbiamo visto assolutamente negli atleti di Coppa del Mondo. Quindi, se noi vogliamo pensare a una sciata performante, è lì che dobbiamo guardare. Ok, se noi invece vogliamo aumentare il ritmo delle curve ma mantenendo la velocità, allora dobbiamo per forza mettere dentro il cambio in assorbimento. Il cambio in assorbimento cosa ci consente di fare? Ci consente di andare ad eseguire l'angolazione precoce, quindi all'inizio della curva, andare a mettere lo sci sullo spigolo all'inizio della curva in modo molto rapido. Perché? Perché se noi ci troviamo con le gambe molto piegate a inizio curva, cioè nel momento dello sci piatto, noi abbiamo le gambe piegate, tanto piegate, sedere tanto basso, noi per mettere lo sci sullo spigolo, per andare a generare, a creare l'angolazione di anca bacino, semplicemente buttiamo fuori i piedi. Se invece noi ci troviamo col bacino alto, noi dobbiamo andare a mettere il bacino dentro, okay? Per andare a creare l'angolazione di anca bacino. Non riusciamo, non abbiamo l'escursione delle gambe necessarie per buttare fuori i piedi e quindi dobbiamo mettere dentro il bacino, usando come fulcro lo sci esterno. Ma voi capite che spostare dentro il bacino significa spostare dentro la massa di tutto il corpo. Buttare fuori i piedi significa spostare solamente la massa delle gambe e quindi è molto più veloce questo movimento. Quindi riusciamo a fare curve con un ritmo molto più elevato, sostanzialmente andando dritto, cioè andando dritto con poco cambio di direzione che ci consente di mantenere la velocità. E andiamo a mettere lo sci sullo spigolo immediatamente a inizio curva che ci dà la rotondità. Però siamo costretti a eseguire questo cambio ritraendo le gambe in assorbimento. Quindi a fine curva noi appena sentiamo il carico, invece di resistere, cediamo le forze, ritraiamo le gambe in modo tale da trovarci con le gambe molto piegate al centro della curva. Non abbiamo cambiato direzione proprio perché quando abbiamo sentito la forza, invece di resistere, cosa che ci avrebbe portato a destra o a sinistra, ci avrebbe fatto cambiare tanto direzione, mantiene l'inerzia che abbiamo verso il basso e quindi mantiene la nostra velocità di percorrenza e ci consente velocemente di andare a buttare fuori i piedi, farci passare sotto gli sci e buttarli dall'altra parte, andando subito immediatamente ad agganciare la lamina e quindi con questo metodo otteniamo grande rotondità, quindi carving dall'inizio alla fine, velocità d'avanzamento perché non cambiamo direzione, quindi continuiamo ad andare giù in discesa e quindi manteniamo la velocità. E frequenza elevata della curva perché non riusciamo a farci passare gli sci velocemente al di qua e al di là del bacino. E quindi con questo metodo noi riusciamo a ottenere le tre cose: velocità di avanzamento, frequenza della curva e rotondità. Però questo avviene a discapito di cosa? A discapito della pressione, della deformazione dello sci all'inizio della curva. Vi faccio a tal proposito vedere l'ultimo filmato di questo video, è quello di Andrea Spettel, bravissimo istruttore austriaco, che fa vedere quelle che lui chiama carved short turn, quindi corto raggio carvato, con lo sci da 30 metri, uno sci da gigante fisso da 30 metri di raggio. Ebbene, si vede chiaramente che esegue questo cambio in assorbimento, non estremo come quello degli australiani, ma si vede che ritrae. Che ritrae le ginocchia, si vede che prende questo colpo, questo contraccolpo e ritrae le ginocchia. E questo però comporta che tutta la prima fase di curva, tutti e due gli sci siano molto leggeri, okay? Non riesce ad andare a mettere il carico sullo sci esterno e a deformarlo prima della massima. Tutto il carico arriva dopo la massima. Per farvelo vedere chiaramente, ho preso due ferme immagini più o meno sulla massima.
Di lui e di Claudio Tiessa. Claudio Tiessa esegue un cortoraggio, chiamiamolo moderno, molto rotondo, con poca chiusura, che l'ho preso lui apposta. Quindi non è un cortoraggio tradizionale, ma è molto ben valutato, quindi per quello che dico che è cortoraggio del futuro. Comunque vediamo che quando siamo più o meno sulla massima pendenza, Tiessa è esattamente sull'esterno. È pronto per mettere tanto carico sull'esterno, ok? E perché il suo scopo è quello di cambiare tanto la direzione e quindi andare a caricare tanto l'esterno nella fase successiva di curva. Andrea Spetteri invece si vede benissimo che sta ancora estendendo le gambe, ma gli sci sono scarichi. Si vede proprio molto bene da questa postura. Quindi il cambio di assorbimento vi dà i vantaggi che vi ho detto, ma ha uno svantaggio ed è per questo che non viene utilizzato questo tipo di sciata dagli sciatori di Coppa del Mondo che vogliono andare a deformare lo sci inizio curva. Con questo metodo non è possibile. Bene, direi che è veramente tutto per questo lungo video. Spero che sia stato di interesse. Fate pure come al solito le domande nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, casca in testa ben allacciato, ghiaccio aperto sempre.